Buongiorno a tutti, siamo di nuovo in aula dopo una giustissima battaglia di tutta la notte in difesa della Costituzione. Oggi ci daranno degli squadristi, dei violenti, le solite cose. Vi imploro, andate in profondità, cercate di capire quel che sta succedendo, non vi fidate di slogan o titoli di giornali. Vi do un'unica informazione che poi non passa. Il neosenato, perché non viene abolito il senato, semplicemente viene abolito il nostro diritto a votare i senatori, il neosenato verrà composto per lo più da consiglieri regionali. Dovete sapere che attualmente la maggior parte dei consigli regionali delle regioni in Italia è coinvolta in scandali di peculato. Che è il peculato? È furto, è ruberia, sono ladri che rubano i nostri soldi per fare i loro sporchi affari. Questo è il peculato. I neosenatori, quindi questi consiglieri regionali, molti dei quali coinvolti appunto in peculato, nel reato di peculato, godranno dell'immunità parlamentare, ovvero per arrestare uno di questi neosenatori si dovrà esprimere il Senato. Se sei un povero Cristo e rubi magari al supermercato per Caifani, finisci direttamente in galera. Se sei un consigliere regionale eletto da nessuno e diventato senatore e rubi i nostri soldi in consiglio regionale, prima di andare in carcere deve votare il Senato, quindi i tuoi amici, i tuoi compagni di merende devono votare il tuo arresto. Queste riforme costituzionali che spacciano per lo sblocco della democrazia in Italia sono un'ulteriore difesa dei ladri a danno dei cittadini onesti. Questo va capito e raccontato, e forse quando verrà raccontato e compreso anche i nostri toni, che sì, alziamo giustamente, perché di fronte a un'Italia ovattata in un silenzio generale devi per forza alzare i toni, verranno molto più giustificati. Io imploro il popolo di incazzarsi, perché un popolo che non si incazza è un popolo che permette a questa gente di fare qualsiasi cosa. Il sindaco di Mantova si deve dimettere, lo devono far dimettere i cittadini chiedendo insistentemente, io non credo nella violenza, ma nella pressione popolare sì, chiedendo insistentemente le dimissioni. Il sindaco Marino si deve dimettere perché ci distrae oggi parlando di Olimpiadi, di quartiere Luce Rosse, per non parlare di Mafia Capitale. Questi consiglieri regionali nelle regioni coinvolte in scandali di peculato, che rubano i nostri soldi, rendicontano qualsiasi cosa, tanti soldi sono i nostri, si devono dimettere. Io vi imploro di andare in profondità. Buona giornata a tutti.